Questa decima mass multigaming Royal Rumble. Bene, allora io direi di ricordare a tutti le regole di questo torneo. Questo torneo si baserà praticamente sul gioco sporco, poiché non ci sono regole, a parte evitare il bad manner, che spero verrà evitato. Abbiamo ragazzi, membri da praticamente tutti i clan, ci sono i Punk, ci sono Yassa, ci sono i Dragon Slayer, ci sono anche i Punk in un altro gruppo, ci sono tutti signori e siamo qui pronti a vedere questa strage, questo bagno di sangue. Troviamo in game, presenteremo anche i player. Presentarli adesso in schermata di caricamento mi sembra abbastanza brutto e triste. Vediamo che Super Minion ha quasi finito il caricamento e in questo momento si parte. E come primo numero ho sbagliato. Che bello. Bene, non vedrete. Potrete vedere solo in parte lui perché ho quella là per l'uno contro uno. Che cosa fighissima. Però a noi non fa niente, a noi non ci frega perché noi siamo ancora qui. E vediamo che qui abbiamo in una specie di arancione rosso, anzi il rosso, non so guardare i colori, sono daltonico per la decima massa, il nostro capoclan, colui che porterà alto il nome del clan in questo bagno di sangue, Ueltal! Mentre qui in arancione, un bronzo che si vorrà fare spazio tra queste leghe abbastanza alte, per Yassa, Super Minion! Dall'altro lato sono spawnati tre player. Per i Dragon Slayer, un master abbastanza conosciuto, ma che dico abbastanza conosciutissimo, abbiamo Alphard. Mentre in blu troviamo il nostro cheeser preferito, Sakara. E alla fine, come ultimo dei Punk, troviamo Pentola, che si ritrova praticamente come Protoss. Vediamo anche le race. Ci sono tre Protoss, quattro. Oh mio Dio! Solo ora ho collegato. Cosa sta succedendo? Signori, 5 Protoss! Oh mio Dio, vedremo cose assurde. Vedremo cose bruttissime in questo game. Non avevo capito che i player erano 5 Protoss. Non ho controllato nella lobby. Troppo distratto a fare altro. Parte lo scout di Weltal mentre Pentola stava in questo momento uscendo dalla base. Arriva anche lo scout di Sakara. Tutti scoutano Pentola. Nessuno scouta Alphard e Super Minion che non vanno a scoutare. Preferiscono recuperare più minerali possibili. Ci chiedono se non eravamo tutti Terran. Eravamo tutti Terran in un altro gruppo. Un altro gruppo è completamente praticamente sommerso da terra, un altro ancora un po' più vario. Non sapevo che erano tutti Protoss, se no avrei preferito streamare qualcosa di differente. Vabbè, i gruppi sono fatti in modo casuale. Vediamo che qui ci sono probe che si inseguono ovunque. In questo momento Alphard era andato a creare un Cybernetics Core, mentre la probe di Sakara va a scoutare in giro. Mi dispiace per lui che veramente fa cagare. Ma ho completamente dimenticato il problema che si ha quando si è più di due player. In questo momento la probe di Super Minion va a picchiare quella di Weltal. Weltal nel frattempo continua a minare. Scende adesso il Cybernetics Core. Veramente late rispetto a quello di Alphard. In questo momento è quasi finito quello di Sakara. Dall'altro lato Punk Pentola forse è l'unico che non è stato scoutato, credo. Vediamo un po'. Non posso fare questa cosa, ma ci penso. Vabbè, vediamo. Weltal che ha scoutato praticamente Pentola, Sakara e Super Minion. Dall'altro lato, Sakara ha scoutato Alphard e Pentola. Super Minion, Sakara e Weltal. Dall'altro lato, Pentola ha scoutato solo Weltal e Alphard ha scoutato solo Sakara. Quindi tutti quanti abbastanza blind nei confronti degli altri, anche se scoutare in questa situazione non è molto semplice. Io andrei in difficoltà subito, all'istante, troppi player. Arriva lo Stargate, arriva il Gateway per Weltal. Dall'altro lato, qui c'è un piccolo ingaggio. Alphard fa una pressure a Sakara. Ci stiamo per perdere un ingaggio. Vengono pullate tutte le probe che vanno quasi a sorrandare lo Zelota. Lo Hobbit, lo Zelota. In questo momento lo Zelota di Alphard ingaggia quello di Sakara. Cade lo Zelota di Alphard mentre il Mothership scappa da questi due Stalker. Buona micro da parte di Alphard che fa cadere. Fa cadere lo Zelota. E vediamo se continuerà la pressure. Sta cercando il Mothership Core. Nel frattempo continua a minare, a produrre. Fa un altro pilone. Poiché è supply bloccato, Pentola invece ha la possibilità di fare qualcosa di diverso. Qui da quest'altra parte manda un Mothership Core a dar fastidio. Qui troviamo di nuovo i due Stalker che si avvicinano alla base di Sakara. Cade uno Stalker di Sakara. Adesso non ha nulla per difendersi. Il Mothership è relativamente ferito. Scende qui lo Stalker per difendersi da questa pressure. Solo col Mothership Core. Arriva una probe di Weltal a scoutare quello che sta facendo Alphard. In questo momento cadono alcune probe da parte di Sakara, che esattamente ha perso un paio di probe. Arriva anche il Photon Overcharge. Cadono i due Stalker di
Alphard cade anche il mothership di Sakara. Si è riuscito a difendere come meglio può il giocatore della decima. Dall'altro lato troviamo un oracolo da parte di Weltal. Viene visto, infatti arriva istantaneamente il Photon Overcharge, cade l'oracolo, quindi nessun danno da parte di questo oracolo. Nel frattempo, Super Minion è quello che praticamente riesce a fare le cose con tutta la calma di questo mondo. Alphard va a prendere una seconda base, è il primo che la prende, quindi potrebbe trovarsi in vantaggio di macro. Qui il Photon Overcharge è ancora attivo, due Stalker e una Sentry, mentre Alphard manda in questo momento un oracolo, aspetta che finisce il Photon. Finito il Photon, potrà attaccare. Arriva l'oracolo con Mothership per uccidere quante più possibili. Intanto anche qui c'è un oracolo di Weltal. Vediamo che Sakara cerca di difendersi con le unghie, con questi due Stalker. Sta per cadere l'oracolo che viene micrato in modo ottimo e scappa dall'altro lato. Arrivano in questo momento le unità a killare l'oracolo di Weltal. Weltal non scappa, perde l'oracolo. Arriva la seconda di Super Minion presa nel punto in cui l'avrebbe dovuta mettere Weltal, che ancora non sembra avere intenzione di prendere una seconda base. Pentola invece lo fa in questo momento. Cazzo, castare le tutti contro tutti è un po' complicato. Weltal prende una ninja, l'ho notata solo adesso. La prende praticamente off. Non la prende in natural, ma la prende ninja, come ho già detto. Da quest'altro lato si iniziano a ammassare le unità. Arriva il più uno in air da parte di Weltal. Arriva un immortale da parte di Pentola. Mentre Alphard in questo momento si sta dedicando alla macro. Arriva anche una void. Il nostro Sakara mette a terra adesso un gate. Vediamo come evolverà la situazione. 8 minuti, abbiamo visto abbastanza ingaggi. Arriva una Phoenix allucinata che andrà a scoutare, mentre di qua mi stavo perdendo l'ingaggio. La Void sta facendo cadere questi Stalker. Cade il primo Stalker, cade anche il secondo. Ne vengono warpati altri due. La Void comincia a killare un paio di Sentry. Non ne butta a terra nemmeno una. Vedendo bene la situazione, Alphard riesce a far scappare anche l'oracolo. Questo Zelota va a scoutare le ground unit, mentre dall'altro lato non sembrano esserci ingaggi, anche se Pentola può essere pronto a partire tra un po', mentre riesce comunque a portarsi sulla macro, sulla seconda base. Anche Alphard sta macrando la seconda base, forse quello un po' più indietro è proprio Weltal. Anzi, Sakara, che non ha ancora messo a terra una seconda base, non avevo notato questo particolare. Scende un pilone da parte sua, sta arrivando anche una Void per difendersi. In questo momento c'è un ingaggio. Weltal comincia a pushare. Super Minion con due Void, con due Phoenix e sei Zeloti. Cadono i Zeloti, potrebbe cadere questa seconda base per il giocatore degli Assa. Dall'altro lato anche Pentola decide di attaccare Sakara, che si trova un attimo in difficoltà, preso su più fronti, cerca di difendersi come meglio può. Potrebbe cadere, le sue difese potrebbero cadere. Nel frattempo Sakara esce dal GG ed esce. Forse è stato un errore, poteva provare a restare in game quanto più possibile per recuperare quanti più minerali possibili e soprattutto per restare comunque up con il contatore. Ricordiamo che i punti vengono dati a seconda di chi finisce prima la partita. Bisogna distruggere completamente la base dell'avversario. Diciamo che dopo si viene espulsi, prima più punti si prendono e di conseguenza anche restare con un estrattore tutta la partita fino a restare praticamente come secondo oltre il vincitore ti porterà tantissimi punti. Quindi è importante anche l'hiding e cose del genere. Weltal lo ha capito, infatti ha preso una ninja base proprio per fare questa cosa. Ci sono tre Phoenix contro tre Phoenix allineate. Viene scoutata l'army di Pentola e anche quella di Weltal. Weltal è veramente messo bene, ma quello che sembra in più in vantaggio è proprio Alphard, che in questo momento si sta dedicando alla macro, mentre Pentola dall'altro lato ha deciso di tornare un attimo back con i suoi immortali, col suo colosso. Dall'altro lato Weltal continua a minare il giocatore degli Assa, Super Minion, che è quello che sto seguendo di meno. Sta praticamente massando unità in base. Probabilmente adesso proverà a prendere di nuovo una seconda base per non rimanere indietro con la macro. E infatti in questo momento lo fa, ma ci sono le Phoenix che vedono passare la probe. Intanto qui l'oracolo di Alphard vede la ninja base di Weltal, gli killa praticamente tutte le probe. Quindi in questo momento il giocatore della decima rimasto, cioè Weltal, non ha mining dalla seconda base, non ha mining effettivo, mentre dall'altro lato arriva addirittura una terza base per Pentola. Quindi praticamente andremo a vedere anche una terza base da parte di Alphard nello spawn di Sakara. Quindi probabilmente andremo a vedere un game che si porterà sulla macro per i due giocatori. Quello in verde e quello in azzurro, cioè Alphard e Pentola. Nel frattempo Weltal va a pushare Super Minion, si difende come può. Arriva il Photon Overcharge, cadono, praticamente cade l'army di
Super Minion che prova a difendersi. Cerca di warpare questa Void che appena ce la verrà praticamente killata dalle varie Phoenix. Di qua invece si continua a macrare, non ci sono poke da parte dei due player. Weltal decide di beccare in quanto il Photon Overcharge è veramente forte. Si troverà tutte queste sentry che proveranno a darsi la fuga. Mentre Weltal decide di tornare praticamente sulla base di Super Minion. In questo momento Pentola si sta muovendo verso Weltal. Ricordiamo che tutto è dovuto, si può fare qualsiasi cosa, alleanze, colpi bassi, cheese contro cheese, all in e varie. Qui ci sono le probe di Minion che scappano tutte da questi tre oracoli che si divertono a banchettare. E nel frattempo Weltal torna su per attaccare, in cui viene fatto un pilone. Quindi forse vediamo una dorata da parte di Super Minion. Viene presa una dorata anche da Alphard, che stanno giocando praticamente nello stesso modo. In questo momento le Phoenix vanno a scoutare in giro. Weltal è la persona che è rimasta praticamente più indietro con la macro tra i tre player che sembrano avvantaggiati nella situazione. In questo momento credo che Super Minion andrà out a momenti. Arriva anche un pilone da parte di Pentola in proxy, quindi potremmo vedere un push da parte di questo player che non, continuano a non poccarsi. I due player forse si sono messi d'accordo? Chi lo sa se queste alleanze sono state fatte o è semplicemente un caso. 5 Egg Templar da parte di Pentola. Oh mio Dio, non avevo notato le Tempest da parte di Alphard. Gli eserciti di Aiur diventano sempre più grandi. Intanto qui i tre probe continuano a correre. Super Minion ha i minerali per fare edifici, ma non per ricreare una base. Super Minion non ha costruito la sua base, quindi verranno scoutati i vari edifici. In questo momento Alphard con i suoi oracoli continua ad andare a dar fastidio al giocatore della decima. Gli killa di nuovo tutta la linea mineraria. Tra Alphard e Pentola sembrano i due avvantaggiati. Arrivano gli Archon, arrivano anche tre Zeloti, arriva un Immortale. Vediamo il conto delle unità che posso vedere fortunatamente. Lui fa solo schifo, diciamo, da un punto di vista estetico. Comunque sia, Punk Pentola ha 12 Zeloti, 2 Immortali, 3 Arconti, 5 Colossi, 2 Stalker, 3 Sentry. Weltal si ritrova con 8 Stalker, 3 Void e 4 Phoenix. Dall'altro lato troviamo Alphard con 9 Tempest, 3 Void, una Sentry e 3 Oracoli. Quindi niente ground unit da parte di Alphard, che in questo momento sta andando a ingaggiare le Phoenix di Weltal che implodono. Implodono le Phoenix di Weltal. Weltal vede praticamente la sua arma andare fuori. Viene eliminato Super Minion, che è arrivato praticamente al penultimo posto. Mentre l'ultimo posto è stato acquisito da Sakara, quindi saranno le persone che avranno meno punti in questo primo girone. Weltal mette anche una seconda che inizia a macrare adesso, forse l'avevamo già messa prima e non l'ho notata. In questo momento Pentola si fa avanti col suo esercito. Weltal prega perché è l'unica cosa che può fare. Se è veramente massiccio l'esercito di Pentola, Weltal non ha quasi nulla per difendersi. Cerca di fare due portastormo, due carrier, ma non credo saranno abbastanza in questa situazione. Forse sì, forse no, bisogna killare quello che spara in aria. In questo momento Pentola non ha nulla per difendersi dalle heal. Dall'altro lato arriva anche il mothership completo. Pentola resta un secondo fuori dalla base di Weltal. Arrivano le carrier che non saranno abbastanza per difendersi. O forse sì, ma non credo. Al massimo potrà killare l'army, ma bisogna vedere se riuscirà a non prendere troppi danni. Ecco qui cade la prima carrier. Gli oracoli fanno veramente tanti danni. Weltal disconnesso. Viene killato Weltal e quindi la partita resterà ancora in con questi due player. Alphard, nuovo nome. Alphard contro Pentola. Oggi non ho il mio commento tecnico, infatti la cosa mi pesa. Ma troviamo il cannone fotonico di Pentola. Attaccare gli oracoli di Alphard che vengono micrati bene, quindi comunque non va a perdere nessun tipo di unità. In questo momento vengono warpati veramente tantissimi Stalker. Pentola si sposta di nuovo con l'esercito verso il centro per andare a prepararsi all'ultimo ingaggio, quello che farà capire chi sarà il vincitore tra questi due, Protoss, infatti, tra questi due player. Ridatemi le 1v1. Ridatemi le 1v1 cortesemente. Arriva l'ingaggio in questo momento. Cade il primo immortale. L'air di Alphard è veramente enorme. Ci sono anche dei
degli immortali che vengono shottati istantaneamente. Sta cadendo anche il mothership che manda in blind, manda in invisibilità tutte le unità air. Cade in questo momento il mothership, però le Tempest sembrano veramente tante. Alphard sembra in posizione di vantaggio. Attacca in questo momento i colossi che cadono uno a uno, veramente tante Tempest. È divertente da vedere, devo essere sincero. La spettacolarità non ha pari. Forse il volume di gioco è veramente troppo alto perché le esplosioni fanno il caos. Arrivano gli zeloti in main di Alphard, ma non c'è nulla per sparare a queste Tempest che stanno praticamente piano piano killando tutto quello che c'è da killare. Cade anche il colosso, veramente tanti zeloti. Arriva anche un'altra Void. Iniziano a cadere i pochi zeloti rimasti. Ottimi force field da questa Sentry che va a incastrare gli zeloti tra lo Stargate e il pilone. C'è il caos nella base di Alphard. Cade tutta l'army di Pentola che è costretto praticamente a scappare. Qui manca solo il colpo di grazia da parte di Alphard, che ha tantissime Tempest, tante Void. È praticamente 3 immortali e 2 Sentry. Cade questa Tempest di Sakara. Questa Void di Sakara ancora lì. Mamma mia. Mamma mia, il suono delle Tempest. Il suono di Ayur. Manda in move l'esercito. Perde delle Tempest. Ne perde esattamente due. Ma vediamo se sarà abbastanza. Gli immortali fanno veramente. Gli Archon fanno veramente tanti danni. Cadono tantissime Tempest. Stanno cadendo anche queste Void. Ma non sembra abbastanza. Non sembra abbastanza. Arrivano anche due Stalker che cercano di fare quello che possono. E in questo momento l'avanzata delle Storm. Delle Tempest è assurda. Pentola quitta dicendo report noob TTT. Grandissima partita. Sono già stanchissimo. È durata poco, ma è intensa. 20 minuti e così.